Salve ragazzi, benvenuti al nuovo evento Ivy Cocca. Siamo qui con Raffaele e Mauro e ora gli poniamo qualche domanda. Dunque, dal momento che il sistema della blockchain sta prendendo sempre più piede, secondo lei quali sono comunque le nuove possibilità e potenzialità per i giovani o comunque le nuove generazioni che si stanno avvicinando alle tematiche? Allora, innanzitutto grazie per l'invito, sono molto contento dell'entusiasmo che ho visto in questa giornata. Qual è l'opportunità per chi oggi magari si affaccia sul mercato del lavoro? È il fatto che l'evoluzione di queste tecnologie è estremamente rapida e crea due ambiti di opportunità. Il primo è sul lato delle applicazioni, cioè oggi tu puoi conservare i tuoi risparmi, investire i tuoi risparmi o in futuro potenzialmente utilizzare applicazioni radicalmente decentralizzate che non dipendono dalle grandi corporation tecnologiche o dagli stati, ma funzionano in modo radicalmente decentralizzato, come per esempio la nostra vita ha avuto un impatto enorme in passato con i mule, con tutte le reti decentralizzate, BitTorrent e così via. Lo possiamo fare oggi col denaro e con cose anche molto più importanti. Il secondo ambito è quello invece anche magari della propria carriera, perché essendo un mondo molto nuovo in cui l'evoluzione della conoscenza è rapidissimo, è abbastanza facile costruire forme di conoscenza rare sul mercato che possono essere spendibili. Quindi se qualcuno di voi inizia a imparare come si sviluppa software con Solidity o per fare sistemi su Ethereum, per esempio, o come funziona il Bitcoin Core, è una cosa che capiscono in pochi e può servire molto anche per creare la propria azienda o altre aziende, organizzazioni, consulenze e così via. Per quanto riguarda l'attività di mining, quindi comunque la creazione dei Bitcoin, quando terminerà e raggiungeremo la quota dei 21 milioni predefiniti? Che cosa succederà fondamentalmente? Allora, non posso sapere se in futuro il mining come sistema terminerà o meno. Quello che posso dire è che il Bitcoin non necessariamente sarà una struttura eterna, cioè esaurirà la sua funzione forse in futuro, perché magari soppiantato da altri tipi di asset digitali, magari da un Bitcoin 2.0, non lo sappiamo ancora. In questo momento sappiamo che Bitcoin sta diventando come una forma di oro digitale che ha una tendenza a preservare il suo valore nel corso del tempo e che probabilmente continuerà a averla in futuro. Ripeto, ci sono tante variabili in gioco, ma questa è la direzione in cui ci stiamo dirigendo. Ripeto, non è possibile dire mining terminerà o non terminerà. Ci sono grandi forme di ricerca e tanti esperimenti che sono in corso, il Bitcoin è quello più solido, però nulla ci impedisce che verrà sottettato da qualcos'altro. Le volevamo chiedere se il prezzo del Bitcoin nel mercato adesso è un prezzo abbastanza gonfiato da dinamiche speculative oppure è un prezzo reale? Entrambe le cose, nel senso che il Bitcoin di per sé non è paragonabile alla classica bolla dei tulipani, che è durata pochi mesi, il Bitcoin esiste da 9 anni. È una tecnologia che sta avendo una base di adozione sempre più grande, quindi è sbagliato paragonarlo banalmente a una moneta. Dall'altro lato, però, è vero che il prezzo del Bitcoin è stato soggetto a oscillazioni violentissime e a forme di surriscaldamento chiaramente marcate, come per esempio negli ultimi mesi, che possono derivare da cause contingenti o da speculazione, quindi da soggetti che cercano di comprare unicamente per vendere, solo per trading. Però è sbagliato dire il Bitcoin toto è una bolla, ok? Nel lungo periodo è una struttura che è resistente alle pressioni inflazionistiche, che ha caratteristiche intrinseche che lo portano a preservare il suo valore con grande differenza rispetto a altre forme di asset digitali esistenti o progettati in passato. Come ultima domanda, volevamo sapere tra le milioni di criptomonete che esistono, volevamo sapere se tra queste criptomonete c'è qualche criptomoneta appunto che può essere un buon investimento per il futuro. No, preferisco non dare consigli di investimento, anche non posso e non voglio darli. La cosa che posso dire è che nelle criptomonete è un mercato che è ad altissima volatilità e ad alto rischio. Quindi se qualcuno fa esperimenti in questo settore deve farlo con componenti del proprio patrimonio che non sono maggioritari, cioè deve farlo tendenzialmente con soldi che può perdere, ok? Detto questo, ci sono alcune criptomonete che per ragioni intrinseche è piuttosto probabile che avranno un'adozione maggiore in futuro e da qui a 12 mesi o 24 mesi più persone utilizzeranno, come Bitcoin, Ethereum, altre invece che sono più nuove, più piccole, in cui magari ci sono oscillazioni di prezzo ancora più violente, in cui se uno vuole fare trading o di breve periodo
ci possono essere delle ottime opportunità, però preferisco dare un'indicazione, investi in questa, investi in quella. L'importante è quello che viene a monte, cioè capire qual è il livello di rischio che puoi prendere all'interno di quella fascia di rischio, capire se vuoi avere un'ottica di lungo periodo o di breve periodo, e sulla base di quello puoi scegliere quale sottoinsieme di monete comprare o di asset digitali comprare. Perfetto, la ringraziamo tantissimo per il suo intervento e grazie mille. Grazie mille. Ci vediamo alla prossima. Perfetto, a presto. Stay tuned to Ebico. Cut.